Eccoci ritornati in diretta ancora per approfondire tutte le tematiche della cronaca, ma adesso ci concentriamo anche sulla politica con i nostri ospiti, con cui cercheremo di spaziare tra Udine e non solo. Abbiamo Cristian Sergo, coordinatore del Movimento 5 Stelle di Udine, e Gianni Croatto dei Fratelli d'Italia, esatto, che ospitiamo volentieri qui per partire un po' dall'argomento caldo, perché abbiamo interrotto la nostra scaletta proprio poco prima di andare a sentire un estratto di Ring di ieri sera, in cui c'è stato un bel dibattito sulla nomina di Daniela Perissutti come vicepresidente di Arriva Udine, una scelta del sindaco De Toni che comunque ha creato più di qualche polemica, ma sentiamo proprio il dibattito dialettico. Noi in maggioranza nominiamo delle quote nostre nelle partecipate. C'è una partecipata che ha solo un componente in questo caso, che è la vicepresidenza, che è quella di Arriva. E personalmente, politicamente, non avrei dato a un membro dell'opposizione la poltrona unica che c'è lì. Tra l'altro, a meno che non ci sia stato un accordo preelettorale, no? Stai parlando di voto, sì, di scambio? Perché altrimenti no, voto di scambio. No? Adesso io dico che se c'è un appoggio o una desistenza, e può essere anche questo, perché dare una vicepresidenza come quella di Arriva, dove c'è tutto un progetto. E qual è l'accordo preelettorale? Che interessante questo. Che praticamente ha dovuto in qualche maniera accontentarlo, no? Ha dovuto perché... cosa? Ma forse Salmè era già abbastanza arrabbiato. Ho dovuto cosa? Io non vedo, che gli avete non vedo. La stessa persona, chi ha cacciato l'assessore, lo stesso assessore, guarda caso che la stessa persona, in giunta, e ha pescato sì lì i voti quando gli stavano bene, e poi quando non gli stavano più bene gli ha dato ben servito. Cosa c'entra questo? Come cosa c'entra? Cosa c'entra? Come questo? Cosa c'entra? Scusa, come fa un come sindaco a nominare vicepresidente di Arriva? No. La stessa persona. Ma scusa, la stessa persona. Ma c'è una linea politica o no? Non c'è. La linea a questo punto la ci linea potrebbe politica essere di Fontanini, guarda solamente caso, se persone. C'è un accordo elettorale centrodestra. Il giorno della vittoria di De Toni, Salmè ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, ce l'abbiamo tutti, una foto di lui e sua moglie, no? In cui ha detto siamo caduti, ci siamo rialzati, abbiamo vinto. Abbiamo Questa vinto. È la prova dei abbiamo fatti che vinto. C'è stato un accordo elettorale tra il centro-sinistra questo, e Salmè. Ma queste sono deduzioni tue, assolutamente. Sono i fatti, lo dicono i fatti. Ci siamo caduti, chi l'ha fatto cadere? I chi l'ha fatto cadere Salmè e sua moglie? No. C'è un nome e un cognome. C'è un nome e un cognome. Cosa c'entra? È stato bene. Cosa c'entra con Arriva? No. Con i ruoli citato... in Arriva? Insomma, il dibattito è imperversato, però è chiaro che è una nomina che anche l'abbiamo sentito dalle parole di Giacomello o anche di altri, anche da parte della maggioranza, non ha convinto del tutto la scelta di De Toni. Qual è la posizione in merito? Ma che non abbia convinto che sia stata una scelta anche divisiva è chiaro, è sotto gli occhi di tutti. Poi stavo sorridendo ascoltando di nuovo il dibattito di ieri sera, perché si dice chi ha fatto vincere De Toni, chi no, quando senza l'appoggio del Movimento 5 Stelle e della lista di Ivano Marchiol staremmo parlando probabilmente di altro, e magari sarebbe simpatico capire se cosa avrebbe avuto Salmè in quel caso, visto che poi sembra che alla fine chi vince è sempre merito di qualcuno. Comunque noi ovviamente finora a tutti i discorsi di nomine o quant'altro non siamo mai stati neanche interpellati, questo ci tengo a dirlo, per cui sì, non abbiamo mai avuto, diciamo, voce in capitolo in tal senso. Non siamo in consiglio regionale, in consiglio comunale, perché nonostante i voti che avevamo preso, avendo appoggiato Ivano Marchiol sindaco, è lui diventato, diciamo, il nostro riferimento in consiglio comunale, e chiaramente questa nomina, io sentendo anche quello che è stato detto ieri sera in trasmissione, insomma, sono anche accuse abbastanza forti, pesanti, e quando si fanno accuse di questo tipo forse sarebbe meglio prendere e scrivere quattro righe alla procura di Udine, che serve della procura.
perché a un certo punto è inutile buttare, no, e lanciare, diciamo, sassi solo per, come si dice, avvelenare pozzi. Se si è convinti di certe cose è meglio risolvere, altrimenti si devono prendere come scelte politiche, quelle che possono essere state le valutazioni del sindaco. Ovviamente noi, come detto, non le conosciamo, a quanto pare non le conosce neanche buona parte della maggioranza, perché se no non ci sarebbe, diciamo, comunque questa lamentela in generale. Capisco che fare nomine poi è sempre difficile per poter accontentare tutti e mantenere anche determinati equilibri, perché poi il famoso spoil system non è ben visto, perché sennò ogni volta che c'è qualche, diciamo, giunta nuova bisogna cambiare tutte le nomine e poi alla fine non si va in continuità. Se si mantiene una certa linea magari non va bene, perché chiaramente chi si candida vuole anche un cambiamento e quindi è spinto anche dai cittadini a volere un cambiamento. Per quanto riguarda Riva Udine, io credo che questa cosa prima finisce meglio è per tutti quanti, perché Riva Udine ha dei problemi seri. Se il sindaco ha individuato diciamo, questa persona per poter dare un contributo a risolvere quelli che sono i problemi di Riva Udine, e che, devo dire la verità, anche negli ultimi mesi, anche con il consigliere Salmè, avevamo seguito, perché poi abbiamo partecipato nelle stesse occasioni in cui i dipendenti di Riva Udine stanno denunciando un malessere che va avanti da tanto tempo, ovviamente che non è imputabile a questa o a quell'amministrazione, ma più che altro a delle scelte societarie che ci sono. Per cui se il sindaco ha fatto questa valutazione, noi possiamo solo sperare ovviamente che si possano risolvere questi problemi, perché poi i problemi dei dipendenti di quella società sono i problemi dei cittadini e di chi deve usufruire quel servizio. Per cui questa è la cosa che al momento ci interessa di più. Poi ovviamente avremo tempo e modo di valutare se questa nomina ha portato qualcosa o se ha portato solo 30.000 euro alla famiglia Salmè. Se comunque ci sarà stato un buon operato o meno, ma le accuse di cui si è parlato, che sono state fatte in studio anche da Davidoni, che fa parte del suo gruppo, sono chiare. Poi insomma Giacobello è andato lì forzando voto di scambio, però comunque che ci fosse un accordo preelettorale. Io sicuramente, a me sembra che un accordo ci sia stato, qualcosa ci deve essere stato, perché è strano che l'unico posto che il comune ha in Riva Udine lo dia a un personaggio, a una persona di estrema destra, con tutte le logiche diverse che ci sono, qualcosa viene a pensare, no? Tenendo conto anche che appena ci siamo insediati hanno dato anche una commissione a Salmè dicendo che lui era l'opposizione, ma era una minima parte dell'opposizione, togliendola a noi che l'avevamo chiesta. Quindi se uno fa uno più uno viene due. È chiaro che non si può dire è così, andiamo alla Procura della Repubblica. Per ora credo che non ci sia logica, ma sicuramente un accordo, un qualcosa, sicuramente ci deve essere stato, secondo il mio punto di vista. È anche giusto quello che hanno detto ieri sera, che magari non molti degli elettori del gruppo Salmè hanno votato per De Toni. Questo però non abbiamo la certezza, e anche lì bisognerebbe anche lì informarsi un po' di più, ma chiunque dice che qualcosa ci deve essere stato. Io ho degli amici che normali, che non fanno politica, ma sono dei commercianti classici, che sono rimasti comunque allibiti. E non interessa niente alla politica di niente. L'unica cosa che mi hanno detto: ma è possibile una cosa del genere? Quindi direi che assolutamente qualcosa ci deve essere stato. Però il tempo ce lo dirà. Il caso di Udine, tornando insomma alla scorsa elezione di De Toni, è un po' un caso che fa scuola poi per quello che è la proposta di legge elettorale di modifica, il famoso 40%, perché poi questa alleanza che adesso vede anche questi frutti, voi tramite Marchiolla avete dato tanto appunto a De Toni, che poi si è avvalso anche della collaborazione con Salmè. Sì, ovviamente cioè quando c'era il ballottaggio, perché sì, dopo il primo turno abbiamo dato tanto a De Toni, altrimenti anche noi nel primo turno, diciamo, potevamo anche contribuire a quella che poteva essere la rielezione di Fontanini, ma non è che andavamo da Fontanini a dire dateci la presidenza di Arriva o cosa. Poi se Fontanini lo faceva, vabbè, parliamone, nel senso che, come detto,
sono ovviamente quello che a noi interessa è il merito della faccenda, poi le poltrone non le abbiamo mai contrattate con nessuno e neanche quando appunto abbiamo contribuito con noi, sì, i nostri voti, il nostro appoggio e l'indicazione di voto, addirittura con tanto di firme sul contratto che c'è stato tra Marchiolle e De Toni per il ballottaggio, e quindi come detto sulle nomine è passato un anno, il Movimento 5 Stelle non è mai stato presente, neanche pensato ai tavoli. Se ci chiederanno qualcosa, noi chiaramente le persone per poter occupare determinati tavoli li abbiamo, per cui non è un problema. Ma come sempre sono scelte di meritocrazia, la spartizione di poltrone, mettere uno perché ha perso diciamo la poltrona da una parte, lo mettiamo dall'altra parte, allora i retropensieri che ci sono stati, che ripeto non sono una bellissima immagine che comunque stiamo dando alla città, questo per tutte e due le parti, nel senso che ripeto, fare determinate accuse in diretta televisiva, diciamo, o si hanno elementi veri oppure è meglio evitare, perché poi sì, altrimenti però, è inutile lamentarci poi dei vari casi Genova e altro e dire là facciamo i garantisti e qua arriviamo e parliamo di voto di scambio come niente, però insomma questo sì, diciamo è una cosa di delicatezza politica io dico che ci starebbe. Sicuramente De Toni poteva avere qualcosa di più del suo gruppo, cioè una persona giusta adatta da mettere in arriva Udine. Cioè, non trovo che sia stata la Peressutti la persona più giusta politicamente. Dopo magari ha le capacità che io non so, non voglio dirlo, però sicuramente doveva mettere uno del suo gruppo, della maggioranza del comune di Udine, ma lì non ci piove secondo me. Dopo si può accontentarsi, fare quello che si vuole, però non ci sta, nessuno ci può credere. Anche perché stiamo parlando della vicepresidenza, non stiamo parlando della direzione o della presidenza. Sì. Sì, ma l'unico posto che ha è il comune di Udine, oltretutto. Sì, certo. Dopo va bene. Sì. Però diciamo che metti uno dei tuoi, no? Ribadito un po' questo post, la foto, siamo caduti, ci siamo rialzati. Sì, sì, esatto. È comunque un messaggio, poi uno può trarre le sue conclusioni. Sì, ma lui, il merito suo è quello che ha fatto, perché alla fine è arrivato dove voleva, ha fatto bene. Chiaramente noi politicamente non possiamo essere d'accordo, ma torno a dire come prima, molti cittadini non sono d'accordo, anche molti che hanno votato De Toni. Sì, sì. Torniamo a sentire, no, o meglio, vediamo quello che invece hanno detto i cittadini, magari un po' più, è un argomento interessante, il sondaggio che abbiamo mandato ieri a Ring, poi oggi ce ne sarà uno nuovo, ma il sondaggio di ieri parlava della raccolta differenziata a Udine, abbiamo chiesto ai cittadini, che tra l'altro ringraziamo perché ci hanno davvero telefonato in tantissimi, se bisogna cambiare sì o no, come al solito il nostro sondaggio non lascia spazio a interpretazioni, e diciamo che tre quarti, 75,2% dice sì, perché dovremmo cambiare la raccolta differenziata a Udine? Perché il sindaco è partito nel suo programma con questo e quindi di conseguenza dovrebbe cambiare, fare qualcosa almeno, a oggi non ha cambiato niente. Ma sicuramente anche la Giunta Fontanini voleva cambiare qualcosa, era una prova per vedere come funzionava e degli aggiustamenti si dovevano fare. Se avesse vinto sicuramente avrebbe fatto degli aggiustamenti su quanto chiedevano dei cittadini. Cosa chiedevano i cittadini? Chiedevano nei condomini specialmente di non avere fuori tutti quei barattolini, decine, quasi centinaia anche in qualche posizione di questi porta rifiuti che non sono belli da vedere anche, no? E sono, li trovi per terra, sparsi, li buttano e non è un bel vedere per una città come Udine. L'unica parte che funziona un po' meglio con queste cose è il centro storico, che magari è più propenso, più piccolo, più stretto, mentre questi barattolini sono comodi. E quindi avrebbe sicuramente fatto qualcosa di più per i condomini. C'è qualcosa che non vale la raccolta differenziata a Udine, secondo voi? Ma sicuramente c'era qualcosa che non andava, anche perché avendolo introdotto il centrodestra sicuramente non poteva andare. Insomma, certe cose bisogna lasciarle fare a chi ovviamente le propone da anni e le vede, però insomma, battuta a parte, avevamo ovviamente anche noi nel nostro programma rivedere alcune cose, molte proposte le avevamo fatte già nei 5 anni precedenti, perché poi avevamo i consiglieri comunali, Liano Capozzi, che si sono comunque spesi su questo, hanno fatto delle proposte, si parlava di cassonetti intelligenti, sì, ad esempio, soprattutto in determinate zone,
e altre città ce li hanno, funzionano benissimo e non si sa perché a Udine dobbiamo rimanere ancora con sistemi, diciamo, abbastanza antichi e arcaici. Siamo nel 2024, noi ovviamente abbiamo sempre cercato di puntare sull'innovazione, ma c'è anche un problema di tariffa puntuale. È una cosa che avevamo appunto chiesto da anni, chi fa la raccolta differenziata dovrebbe essere anche giusto che paghi per quanto conferisce. È un principio sacrosanto, è anche questo previsto da tutte le normative. Io personalmente anche in consiglio regionale, quando ero ancora consigliere, avevo chiesto anche alla giunta regionale di aiutare comuni e gestori nella possibilità di arrivare anche a questo tipo di tariffa che c'è già in tantissime città. Ci sono anche comuni del Friuli che hanno già portato avanti queste iniziative e che permetterebbe a qualche cittadino ovviamente di risparmiare, di avere un servizio sempre più accurato, di spingere sulla raccolta differenziata, perché ovviamente si va poi anche a disincentivare quello che è l'indifferenziato e quindi fare in modo che poi ognuno si disinteressi. Ma ci sono poi ovviamente tante cose che si possono fare, quindi sicuramente hanno fatto bene, benissimo i cittadini a indicare, insomma, che bisogna intervenire in questo senso. È passato un anno, è chiaro che questa giunta non poteva fare qualsiasi cosa, i problemi della NET li sappiamo, a proposito di nomine, e quindi è ovvio che adesso almeno c'è una nuova, diciamo, presidenza, c'è una nuova guida e ci auguriamo ovviamente tutti quanti che si possa arrivare a una risoluzione di queste problematiche come quelle ovviamente ricordate poco fa, insomma. Però c'è già un po' di sistema per quanto riguarda i metri quadri, le persone che abitano ti danno già un valore, quindi è già un po' proporzionato, non è il massimo, l'ideale sarebbe la famosa tesserina quando passi. Certo, però, metti, però il problema persone, ma se io non ci sono una settimana, un mese in quella casa, pago uguale, certo, e la NET chiaramente quindi non c'è lo la sa, tesserina. Cioè, ci sono cose ovviamente. Però il problema più grande per me rimane sempre quello che molti lasciano comunque le immondizie fuori, diciamo, no, fuori dai cassonetti, fuori dalle case, le spostano, quindi anche quello è un problema di cercare un sistema di videocamera, di qualcosa che esiste e che si può sicuramente migliorare, oltre che quelli sotterranei, sottoterra, che forse sono i più belli, sono più grandi, esatto. Suonano, avvisano la NET quando è pieno, sicuramente hanno tanti vantaggi. Quello, sì, ci vogliono investimenti, ci come tutte le cose. Poi, per quello dicevo, la regione su questo può aiutare comuni e gestori, perché sennò non è che un comune può intervenire con milioni di euro per fare tutto questo. Se la regione invece di spendere soldi inutilmente in tantissime cose, che non voglio ovviamente ricordarvi tutte, l'elenco che potremmo fare, parliamo di miliardi di euro, dovrebbe intervenire su questo sicuramente. Anche perché è un argomento che va a toccare il decoro della città, il fatto di vedere, insomma, i cassonetti fuori e i bidoncini, ovvio. Sì, è quello, mi vado a legare a quello che è invece il discorso più delicato, quello della sicurezza. Chiaro che non dipende dai cassonetti o da altro, però è come voi opposizione state vivendo questo periodo in cui le segnalazioni, gli episodi, ovvio che magari adesso è più facile perché tutti riprendono col cellulare, però succedono, non diciamo all'ordine del giorno, ma quasi. Esatto, questo per quanto riguarda la sicurezza. L'argomento no? Sicurezza. Sì, sì. Volevo anche aggiungere una cosa sulla NET, un attimo solo, ad esempio una cosa che a me non piace e vogliono che spero che questa amministrazione lo cambi, il venerdì sera siamo in centro storico, siamo pieni di cartoni, ma dalle 7:30 di sera fino alla mattina quando li portano via, quello è bruttissimo, perché la città è piena il venerdì sera e il sabato. Ed è veramente un peccato. Speriamo che cambino questo orario. È quello che chiedono moltissimi della raccolta del vetro, che specialmente d'estate con le finestre aperte fanno un rumore impossibile per dormire perché passano le 4 di mattina. Sì, per parlare, tornare alla sicurezza, certo. Sicuramente bisogna fare qualcosa. La sicurezza reale percepita sono differenti. Le prefette questore dicono che la sicurezza a Udine è buona, però per noi la sicurezza non era così un po' di un anno fa circa. Sicuramente adesso è aumentata in maniera notevole e abbiamo sempre un po' di tutto, furti, accoltellamenti, pugni, baruffe, sì. E sicuramente così non si può andare avanti. Bisogna che ritorniamo al sistema di prima, cioè al modo con cui si vedeva prima, quindi più sicurezza, più controlli, più polizia, e bisogna che prefetto e questore si impegnino a fare questo, perché
penso il Comune da solo, con il programma che ha sicurezza partecipata che vuole fare adesso, io non so a cosa porterà, lo vedo un programma un po' difficile, vedremo se con la pratica funziona, ma ho i miei seri dubbi. Quindi bisogna assolutamente fare di più, anche se tutti insisto a dire, dicono che Udine è tranquilla. In proporzione a Milano, al, sì. Al momento, sì. Udine è sempre stata così. No, beh, no, beh, la repressione conta, ma... Sicuramente altri. Tranquilla, però è il tema della sicurezza, così come diciamo, può essere presente ovunque, è comunque un tema che poi tocca i cittadini e quindi è uno dei più sentiti. Prima parlavamo della raccolta differenziata perché tocca ogni cittadino ovviamente, certo. E quindi ognuno può dire la sua e vale lo stesso per la sicurezza per chi subisce un furto in auto, e una spaccata nei negozi, sì. E quindi sì, è ovvio che sono cose che toccano direttamente veramente la vita di tutti i cittadini e sono molto sentite. Gli immigrati, come giustamente io condivido ovviamente in toto quanto detto prima, è un problema anche qui di numeri di forze dell'ordine e quindi non è che allora il sindaco su questo ovviamente puntando anche sul discorso della sicurezza partecipata in qualche modo lo sta facendo, ma può e deve farsi sentire di più. Esatto. Con si è nominata la prefettura, per non dire Ministero degli Interni, per non dire Governo Meloni. Cioè, è questo purtroppo il quindi è un problema ovvio di tutti i governi. Cascata, si cerca ovviamente di implementare con le assunzioni, eccetera. Poi però ci sono i pensionamenti che vanno a praticamente a bloccare qualsiasi aumento delle forze dell'ordine. Questo è un tema che anche se è citata la sicurezza partecipata è rilevante perché i cittadini possono fare tutte le segnalazioni che vogliono, ma se non arrivano le volanti poi siamo punti a capo, perché non è che chi parteciperà anche a questo diciamo, progetto possa intervenire in prima persona e ovviamente ci auguriamo che così non sia. Ed è un po' anche le perplessità che abbiamo sempre avuto noi su questo tipo di diciamo, spinta, no? Alla sicurezza partecipata, perché comunque chiunque di noi può già adesso fare segnalazioni e sarebbe tenuto a farle se non altro per la propria incolumità laddove diciamo non c'è qualcosa che non va. È chiaro che fatto magari in maniera strutturale un po' più di pubblicità può incentivare anche con determinati esempi qualora si diano indicazioni che le segnalazioni poi portano a qualcosa. E va bene, però come detto, senza un discorso generale di forze dell'ordine, senza citare l'esercito, che se avessimo già i poliziotti e i carabinieri previsti nei nostri organici probabilmente non servirebbe neanche l'arrivo dell'esercito, e questa è la cosa principale, insomma, anche perché scusatevi, quello che succede a Udine poi succede, ma non serve andare lontano, a Trieste. Cioè, ieri è stato chiuso, l'altro ieri è stato chiuso un bar per problemi di spaccio di droga, no? Via Roma, a Trieste ieri, sì, no, appunto, a Trieste ieri, da noi due giorni prima, quindi queste cose purtroppo non dipendono sicuramente dal colore politico della città, è un problema strutturale che va affrontato. Però io dico, ecco, il problema è che bisogna affrontarlo, non dire è uguale a Trieste, uguale a Pordenone, uguale a Udine, no, se lasci stare così e non fai niente, rimaniamo così e non va bene. Ma è come la sicurezza stradale, l'obiettivo è incidenti zero, poi bisogna arrivarci, esatto. Perché dire siamo tutti servono. D'accordo per rapine zero, reati zero, spaccio zero, però poi dobbiamo ovviamente mettere in campo gli strumenti per arrivarci. Prima di parlare dell'ultimo argomento però avete parlato di furti, di spaccate e purtroppo in esterna abbiamo chi l'ha subita proprio adesso, la Comunale Gonars, la società di calcio che stamattina si è ritrovata la brutta sorpresa dell'incursione dei ladri. Omar, vengo da te, sei con il presidente, giusto? Sì, innanzitutto permettimi di ringraziare il presidente che ci ha raggiunto qui sul posto per raccontarci un po' quello che è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, no? I fatti si sono sviluppati. Poco prima, diciamo, era in corso un torneo di calcio riservato ai Pulcini, stava andando tutto bene. Un'ora e mezza dopo, circa diciamo due ore dopo, la sgradita sorpresa. Esatto, noi abbiamo chiuso il campo alle 11 qualcosa e all'una e un quarto, diciamo, sono accorto il giorno dopo, però avevamo le telecamere di sorveglianza, abbiamo visto sto benedetto furgone che andava via col nostro trattorino. Certo. Non è stata una bella sorpresa.
E poi vediamo anche i danni, perché ringraziamo anche il nostro tecnico che sta, Francesco, che sta facendo le riprese per dire insomma quello che hanno lasciato, perché purtroppo oltre al danno materiale si parla più di 15.000 euro tra trattorini e attrezzatura varia sui 15.000 euro. Dopo abbiamo anche tutti i serramenti che li hanno sfasciati tutti, come avete visto. Si hanno profanati, capito? Hanno fatto un danno a tutta la comunità, perché qua sono 100 ragazzini, erano per il paese che ci venivano a cercare, a vedere, tutti preoccupati, i ragazzi del settore giovanile. Certo. Ed è bellissima quella cosa lì. Ecco, e poi mi permette di sottolineare, Presidente, in tempi come oggi non è così semplice avere proprio la solidarietà immediata, no? Viva Dio, si semina bene anche per raccogliere poi i frutti. Ma quello che conta, dicevamo, oltre purtroppo il danno, ma ci sono anche i danni materiali, perché hanno distrutto, vedo degli appositi mobili per appoggio delle varie targhe, eccetera. Tra l'altro quest'anno ricorre, anzi in stagione in corso, ricorre anche il centenario della fondazione. Abbiamo fissato l'anno scorso, certo, in marzo, certo, esatto, certo. I 100 anni. Diciamo che qua adesso sarà un po' dura, perché avevamo appena risanato il bilancio e adesso ci ritroviamo con queste che dobbiamo ricomprare tutto. Fortunatamente il sindaco ci ha promesso che ci dà una mano e varie associazioni del paese si stanno adoperando per raccogliere fondi, per dare una mano, che è una grandissima bella cosa questa. Io sono emozionato, perché veramente il paese sta rispondendo. Ecco, volevo sottolineare proprio questo, e l'abbiamo detto anche in occasione, Stefano, in occasione anche dell'incendio, se ti ricordi, di Sappada, la solidarietà, no, che è scattata immediatamente, perché la gente ci tiene alle attività agonistiche, quelle non diciamo professioniste, ma proprio amatoriali, dilettantistiche, che servono proprio a mantenere viva non solo una tradizione calcistica come Gonas, che qui sono passati anche fior fior di giocatori a livello poi anche nazionale, ma proprio la possibilità insomma di dare spazio a questi ragazzini, insomma di dire fate sport, perché serve anche a loro per evitare di stare sempre sui vari social e via dicendo. Noi, come le ripeto, tanti anni fa avevamo pochi ragazzini, adesso il settore giovanile è il fiore all'occhiello, infatti anche quest'anno in prima squadra hanno debuttato due 2008 del nostro vivaio con immensa soddisfazione. Magari qualcuno che ci sta seguendo dal lato, che in Serie A in Friuli Venezia Giulia, senza fare nomi, magari prenda un po' l'esempio. Ma torniamo invece alla cronaca di quello che è accaduto purtroppo nella notte tra martedì e mercoledì. Dicevamo insomma che sono entrati col furgone, probabilmente non si esclude che sono i famosi soliti ignoti fino a un certo punto. Sì, Dio, ultimamente stanno facendo razzia in tutto il paese, per dire la verità. D'altronde neanche li trovi. Adesso noi speriamo che i carabinieri riescano a ricostruire qualcosa con i nostri filmati, sarebbe bello trovarli. Certo. Sarebbe bello trovarli. Magari metterli sul campo un po' a sgambettare. No? No, io farei un quarto d'ora in compagnia. Magari un po' di, diciamo un po' di scalini. No? Tanto siamo senza attrezzatura. quello è il succo del discorso. No? Siamo stati profanati, hanno fatto del male a tutta la comunità. Perché anche questi benedetti ragazzini, Dio buono, e dopo amareggiati tutti. Perché qua c'è tanto di quel volontariato, sacrifici per andare avanti, e ti ritrovi adesso che devi spendere, cosa devo fare? Finiti i debiti, adesso si ricominciano sulle maniche e non si molla. Bene, grazie Presidente, ci auguriamo insomma che, visto anche il suo spirito insomma classico di friulano, di quelli che non mollano mai, insomma si riprenda da subito, e ci auguriamo insomma che i malviventi vengano catturati nelle maglie della giustizia e paghino per quello che hanno fatto. La speranza è sempre l'ultima a non morire. Io avrei concluso da Gonars, e ti ripasso la linea a Giovan Pietro per la prosecuzione di Friuli in diretta. Grazie mille Omar, concetto bellissimo quello di non mollare a così pochi giorni, tra l'altro, dal 48esimo anno dal terremoto, perché quello è l'animo friulano. Vi documenteremo poi tutto nel TG Udine quanto successo. Ultimo argomento, perché vi ho già trattenuto troppo, però prima avete parlato di sicurezza stradale, multe. So che appassionate di ZTL, no, questa ZTL, in cui non ci sono le multe, quindi comunque finora... Che valutazione diamo a questa ZTL, che totalmente negativa, fase... totalmente negativa nel modo e nei tempi?
perché ha sbagliato, come ho sempre detto, il modo e i tempi. Quindi inutile che adesso sia fatta, si può entrare da quello che dicono adesso, ma si può, ma oggi chiedevo a un trasportatore, mi ha detto che sia un po' meglio, però alle 10:30 passano, chi c'è c'è, prende la multa. E quindi non è proprio così aperta come dicono. Ma sicuramente, oltre alla ZTL, c'è il problema che è sempre stato detto, quelle parcheggi che mancano a Udine. Lei vede l'applicazione di Impark, alle 11 fino all'1, i parcheggi sono tutti pieni, quelli sotterranei, quindi è un problema che esiste. Vogliono mettere a posto adesso Piazza Venerio e gira un progetto di costruire 6 piani sopra, non capisco perché non l'hanno preso in considerazione. La stessa logica per il parcheggio vicino al Tribunale, ci sono tante soluzioni che si potrebbero fare bene. La cosa più seria che posso dire, secondo me, perché anche il buon Marchiolo ha dato una marea di dati sui cellulari, sulle persone, non persone, noi, Associazione Amici Mercato Vecchio, fatturato aprile 2023 su 2024, meno 22%, il resto, mi scusi, è aria fritta, perché quello è quello che noi succede alla fine del mese, cioè il nostro cassettino è meno 22, le spese sono aumentate, i costi sono aumentati, quindi è ben più alta la perdita che abbiamo avuto, cioè ci sta veramente trattando troppo male, non capisco perché lui possa fare tutto questo che vuole e nessuno della maggioranza, compreso anche i 5 Stelle, non dice niente, perché effettivamente anche loro sono in maggioranza. È un po' la battaglia personale. Scherzo su questo, avete Marchiol che vi rappresenta. Ma scherzando. Quindi è difficile che possa dire non qualcosa a se stesso. Ma insomma, ma a parte che noi probabilmente abbiamo sollevato una delle cose più urgenti da risolvere di quell'ordinanza che era già prevista nella precedente ZTL, quella che riguarda le persone con disabilità, perché quello ci teniamo, è un qualcosa che bisogna risolvere subito, perché ovviamente lì stiamo parlando di diritti e quindi mi auguro che su questo ci sia ascolto e si arrivi a una soluzione. Che però mette in discussione tutto il discorso, poi telecamere sì, telecamere no, ZTL, varchi, non varchi, perché se una persona con disabilità ha tutto il diritto di entrare e uscire dalla ZTL, previsto dalla Corte di Cassazione in ogni qualsiasi sentenza, senza dover avvisare prima o avvisare dopo di essere entrato, a quel punto ci poniamo il solito problema, ovvero che per stabilire se in quella macchina effettivamente c'è un disabile o se va a prendere qualche disabile, come lo possiamo stabilire? Non certo con una telecamera, lo può stabilire solo un vigile. E torniamo al discorso degli organici, perché finché hai un vigile in tutto il centro storico che passeggia, non andiamo da nessuna parte. Puoi mettere gli ausiliari. E torniamo al discorso di quello di prima, cioè possono segnalare e aspettare i vigili e quindi siamo punti a capo. Quindi torniamo perché non aspettare, dico io. No, carissimo, ma su modo e tempo possiamo metterci a ragionare. Il discorso, come ho già sostenuto anche qui da voi, quando se ne parlava proprio i giorni in cui è entrato in funzione la nuova ZTL, mai parti, mai riesci a sapere neanche cosa funziona e mai riesci anche a sistemare tutto. Questa è l'idea. Siccome giustamente lei ha detto noi non siamo d'accordo su modo e tempi, quello senza dubbio. Vuol dire che nel merito siete d'accordo, perché nel sul fatto che si possa arrivare si a una penalizzazione, i benefici che poi voi stessi avete avuto su Via Mercato Vecchio, tutti dicono così, no, benefici noi come commercio con la chiusura di Via Mercato Vecchio non ne abbiamo avuti, ne abbiamo avuti solo i bar, quelli hanno fatto 10 volte il fatturato. Qua dovremmo metterci a parlare del commercio, siamo abbastanza esperti tutti e due del settore, potremmo metterci a parlare di cos'era Via Mercato Vecchio 10 anni fa, delle banche. È cambiato. La via delle banche come erano prima, perché lì Poban non c'è più. Ma ne hanno aperte altre due. Sì, vabbè, ma per due dire, banche no, in più. E quindi potremmo metterci a discutere di tante cose del commercio di Udine, ma non è questo il punto. Per me la base sono i corrispettivi, il resto è aria fritta, perché con quello che noi andiamo avanti, sì, io non abbiamo altro da dire. Quanti giorni di sole avete avuto nell'aprile 2023 e quanti giorni di pioggia avete avuto nell'aprile 2024? Sì, allora se ci mettiamo a discutere, discutiamo e parliamo, come detto, il commercio lo conosciamo
siamo sì, tutti ma cambia due, poco. Quindi cambia poco, però cambia. Se vuoi, guardi, ti do un 2%, se vuoi. Scusi, così dopo ci lasciamo. Si parlava prima di numeri e quant'altro. Andreuzzi, 46 posti liberi. Magrini, 96 posti liberi. Primo maggio, 19 posti liberi. 17 tribunali, 17 posti liberi. Venerio, 60 posti liberi. Sì, siamo all'una di un giovedì settimanale. Questi sono i posti dei parcheggi, potete controllarli sull'app SSM in, park, in diretta. Sì. In park si chiama. In park, sì. E sono tutti verdi. Allora, è chiaro che c'è un problema, no, ci può essere dalle un problema di all'una, parcheggi. 11 all'una, sì, sono tutti pieni. Io ho le foto, io ho le foto di ogni giorno. Non l'ho fatta. Ma è ovvio che è calcolata che Piazza Primo Maggio è per metà ancora chiusa dai truck che c'erano del Food Fair. Com'è. Ecco. Oh, ma quindi, dal 2 di aprile che facciamo le foto blu. Su in parte. Sì, ma dal 2 mattina... di aprile prima c'erano come si chiamano le giostre, no? I baracconi a Udine in Piazza Primo Maggio, dopo c'è stato il festival del scusa, che è il senso della sperimentazione cibo per strada, sì, no? Ma chi ha messo i baracconi lì? Mica io. No, sì, ma infatti ripeto, su tempi e modi, anche quello era ovviamente una possibilità di poter evitare certe cose. Ripeto, possiamo metterci a discutere, sicuramente si poteva far meglio, come tutte le cose. L'importante è iniziare. L'importante però, come dico sempre, è che se si va avanti e si vede che qualcosa non funziona, chi è in buona fede è capace di fare retromarcia. Chi è in malafede continua ad andare avanti perché vuol dire che è spinto da altri interessi. Anche e allora chiaramente questo... cade il pago. Però, visto il dialogo che è sempre stato portato avanti dall'assessore, dagli altri l'assessore tutto fuori che dialogo ha parlato lui, ha detto quello che vuole fare, si è presentato un bel muro di gomma col vice sindaco, il vice sindaco comunque è intervenuto lo stesso, scusa, anche ma io per presento tutte queste gli ambulanti una cosa, e quant'altro, ma credimi, una cosa da Confcommercio, quello che ha fatto il messaggero Veneto, e quando in consiglio comunale che si parla sempre e nelle commissioni, un muro di gomma, ha ragione, punto e basta. Quello è il suo errore grande, no? Questo, allora, ripeto, siccome da parte dell'amministrazione mi pare che c'è stata comunque apertura a voler intervenire in qualche modo, questo non è che me lo sto inventando io. Noi siamo i primi che chiediamo quantomeno l'intervento più basilare, perché è quello che eviterebbe una serie di ricorsi, multe e sanzioni allo stesso comune e quindi a tutti noi cittadini, ovviamente. Che quella, perché se va avanti così è sicuro che qualsiasi cittadino con disabilità che vuole fare, che prenderà una multa e farà ricorso al comune, la vincerà. Il problema è che dobbiamo ingolfare giudici di pace, tribunali e quant'altro, per niente. E uno poi desiste, perché per 30-40 euro di multa deve mettersi in mano una cosa sola, ma questa è la cosa più basilare. Sì. Quindi lì vedremo se una si vuole cambiare oppure no. Se il buon Marchiolo, sindaco di Udine, ci avesse chiesto un po' di più e ci avesse creduto un po' di più, sicuramente tutto questo caos non sarebbe avvenuto. Perché si avrebbe chiesto di farlo, come dicevi tu anche prima, con calma, pensando, parcheggi, alzare il venerio, che è una cosa facile, perché si può fare in ferro, sembra anche in un anno, e quindi non sarebbe una cosa brutta, e si spartiva a fine anno. Cosa cambiava? Con le cose pronte, più ben fatte. No, poi magari se non parti ti criticano perché non fai nulla. Sì, poi, il gioco va bene, ma no, ma un flash che devo già lunghissimi, anni. Perché devo, cioè, giustamente devo approfittare. Chiusura del punto nascita di San Vito al Tagliamento è una sconfitta per la sanità regionale o... È una sconfitta per chi la propone, è una sconfitta per chi dice che ci sono il 20% di parti in meno in regione, ma non tiene conto che hanno già chiuso il punto nascita di Palmanova e il punto nascita di Gorizia, cioè che ragionamenti sono? È chiaro che in un momento in cui continuiamo a dire che c'è il calo demografico, che dobbiamo aumentare i servizi per le famiglie e tutto, facciamo esattamente il contrario. Poi che ci siano problemi in sanità lo sappiamo tutti, che siano dovuti a questo o a quello lo sappiamo tutti, anche qui problemi di organici, benissimo. Però siamo sempre nelle stesse situazioni. I problemi di organici ce l'ha la sanità pubblica, quella privata non ha mai problemi di organici. Sarà un caso. E questo chiaramente, tant'è che noi stessi nei nostri ospedali e anche nel punto nascita di San Vito al Tagliamento abbiamo introdotto i gettonisti. E allora è chiaro che queste però invece di essere le soluzioni
alla fine sono l'ammazzata finale. E purtroppo ce ne si sta accorgendo troppo tardi. Quando noi dicevamo non apriamo al privato, non apriamo al privato perché al privato gli dai un dito e si prende il braccio, sì. Questa è la verità. Quello è proprio l'esempio di quello che succede e purtroppo, secondo noi, succederà anche nei prossimi anni in tanti altri reparti. Beh sì, effettivamente qualcosa bisogna fare, ma se non ci sono nascite, tu mi chiudi i punti nascita, diciamo che sì, ma mantieni rovini un po' il sistema. Dottore, no? Sì, devi... ma a Pordenone c'è un punto nascita privato convenzionato con l'azienda sanitaria, esatto. Che ha chiuso il punto nascita pubblico. Allora, se vuoi chiudere qualcosa tra le due, iniziamo a togliere la convenzione col privato. Manteniamo il pubblico, rafforziamo il pubblico, perché nel privato poi chi ci lavora? Chi lavorava nel pubblico? E a Pordenone sta succedendo questo. Sì. Assolutamente d'accordo. Grazie mille perché siete stati davvero precisissimi su tantissimi argomenti. Vi ho tenuto tantissimo e vi ringrazio. Cristian Servo, Gianni Croatto, alla prossima. Grazie a voi. Pubblicità anche perché siamo andati molto lunghi e poi chiudiamo adesso con le ultime notizie e un po' di sport.